Qual è il ruolo di Cloud Italia nel progetto Industria 4.0? Beh, Cloud Italia è uno dei principali operatori di telecomunicazioni e cloud in Italia, per l'appunto. Quindi il nostro ruolo è quello di fornire infrastrutture a valore, telecomunicazioni e cloud. A una prima analisi può sembrare una fornitura standard, ma in realtà è uno dei pillar, uno dei fondamenti di una qualunque costruzione, non solo dell'Industry 4.0 ma anche di Digital Transformation. Connettività, data center, ma anche sicurezza, perché senza questa triade contemporaneamente rispettata diventa molto difficile per una qualunque azienda poter operare come oggi viene richiesto appunto dall'Industry 4.0. Qual è il driver dei servizi ICT in questo momento? Sicuramente la connettività è uno dei principali driver ed è molto trainata anche dal cloud, che essendo ibrido ha bisogno di avere un filo nel mezzo che permetta lo scambio, diciamo così, dei carichi di lavoro tra il dentro e il fuori dell'azienda e il resto del mondo. Quindi telecomunicazioni e cloud, ma per riprendere una cosa che dicevo anche prima, sicuramente la sicurezza è un tema sul quale c'è un'attenzione molto elevata anche dell'opinione pubblica. Trump sì, Trump no, eletto grazie agli hacker oppure no, ma a parte gli scherzi, la sicurezza è sempre stato un elemento molto importante, ma oggi ancora di più. Dobbiamo mettere insieme dispositivi davvero molto diversi tra loro, occhiali intelligenti, auto, sensori e chi più ne ha più ne metta. Noi come azienda di telecomunicazione nasciamo con la sicurezza, diciamo, embedded, perché non possiamo erogare questi servizi senza metterci della sicurezza nostra, e sviluppiamo anche molte tecnologie o processi relativi alla sicurezza internamente, e per essere sempre aggiornati guardiamo molto all'esterno. Da questo punto di vista mi fa piacere mettere in evidenza una collaborazione che abbiamo appena lanciato con H-Farm e anche con Cisco, proprio con il tema dell'Industry 4.0, una call for ideas, e noi, come dire, supporteremo e ci concentreremo particolarmente su quelle startup che si occupano di sicurezza.